a Diva FM. Grani di sale. In studio Cristina Vidali. Un buongiorno a tutti per questa nuova puntata di Grani di Sale con Cristina e Gwendalina. Buongiorno. Facciamo un proseguo, vero, sì, Cristina, di quella sì, che è stata la puntata la settimana scorsa. Sì, li abbiamo lasciati tutti senza parole. Immagino che visti i riscontri, insomma. Il tema genitorialità, quando abbiamo finito con la frase del tipo nome diverso, ruolo diverso, esatto, ovvero genitore, figli. Nipoti, mettiamoli esatto, tutti. E ruoli conseguenti. E ne parliamo subito dopo la pausa. Rieccoci di nuovo per questa nuova puntata di Grani di Sale, sempre con Cristina. E Gwendalina. Stavamo parlando, anzi continuiamo a parlare di genitorialità. Continuiamo a parlare di genitorialità. Hai detto nomi diversi, ruoli diversi. Sì. Allora, ci diamo sono la definizione a questi esatto, ruoli. No? Cioè, i nostri bambini hanno vari... varie persone che ruotano attorno a loro, no? Ci sono i nonni, ci sono i genitori, ci sono gli amici. Ci siamo? Ok? Sì, sì. Gli amici non li possiamo negare. A volte diciamo, ma quell'amico non mi piace, quell'altro amico non mi piace. Va bene, possiamo mediare, non gli possiamo negare di vedere gli amici. Li possiamo accompagnare, perché possano essere in grado di valutare le persone che incontrano, di fidarsi delle persone di cui possono effettivamente fidarsi e evitare le persone che possono essere per loro pericolose. Diciamo che dobbiamo fare un po' quello che ha fatto la mamma di Cappuccetto con Cappuccetto Rosso, cioè spiegargli che se va nel bosco non deve parlare con il lupo. Certo. Ok? Bene. Ci sono persone che sono un po' lupo, no? Non siamo tutti fiorellini, coniglietti che nel bosco fanno felici le persone. Ci sono anche persone un po' lupo. Dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi a difendersi da questi, quindi ad evitarli, a non dargli corda, a proprio allontanarli da quelli che sono i loro interessi e le loro curiosità. Non riusciamo a fare questo se ci sostituiamo ai loro amici. Se sì, vogliamo come genitori essere amici ai nostri figli. Purtroppo ci siamo scelti il ruolo più difficile che esista in assoluto. È una cosa che non ci dicono mai quando pensiamo di diventare mamma o papà, no? Quando dici facciamo un bambino, nessuno ti dice sta attenta che ti stai impelagando in una situazione critica, no? Perché si pensa ovviamente a quella che è la cosa più bella, cioè l'amore che potrai condividere e dare a quello che sarà tuo figlio. Ma tuo figlio non vive di solo amore, anche se ne ha molto bisogno, come non vive di solo cibo e non vive neanche di solo telefonino, ok? Che sia per chiaro. Cui possiamo anche evitare di spendere 1200 euro per un telefonino, cioè sta bene anche con qualcosa di meno, sta bene anche senza il telefonino. Al mondo d'oggi ti direbbero di no, però gli fa bene anche questo. Questo per dire, è necessario che ci rendiamo conto che siamo genitori e assumiamo il ruolo di genitori. Cosa significa questo? Significa che dobbiamo essere non quelli che si raccontano cicecococono i nostri bambini, ma siamo quelli che danno dei limiti ai nostri figli quando sono più piccoli, li accompagnano e cercano di essere per loro quell'elemento critico che ancora loro manca quando sono adolescenti. Mi sono permessa di dire essere per loro quell'elemento critico, perché è una cosa che non ci è mai stata spiegata e che io ho riscoperto con molta gioia in un libro che poi ti dirò che sì, mi ha molto ispirato in questi giorni. E la testolina dei nostri figli non cresce tutta insieme, ok? Una volta c'era uno psicanalista che si chiamava Freud che aveva diviso l'uomo in ego, superego e S, no? E lì non ci aveva proprio sbagliato, nel senso che i nostri ragazzi che sono adolescenti nella fase dell'adolescenza crescono soprattutto in quella che è l'intraprendenza, quindi tutto è possibile, tutto. Quello che manca in quel periodo lì è quella fase della capacità critica, che è una capacità che è posta qui davanti nella nostra testolina e che cresce generalmente verso i 20 anni. Quindi okay, sono un po' di anni. Nella fase dell'adolescenza, quella fase critica, dobbiamo essere noi per loro. Ma andiamo avanti dopo. Certo, dopo la pausa.
Rieccoci di nuovo, sempre per questa puntata di granellini nini, piccoli. Vero Cristina? Sì. Stavamo parlando chiaramente del ruolo del genitore. Che non deve essere amico del proprio figlio. No, non deve essere amico del proprio figlio, ma deve essere genitore del proprio figlio. E ci permettiamo di dire proprio e soprattutto in quello che è quel periodo bestiale, e mi permetto di dire bestiale, dell'adolescenza no? Ci siamo passati tutti, chi non ci è ancora passato ci passerà, e credetemi, è un momento un po' così, un po' frizzante, potremmo dire, no? Sì. È un momento in cui i nostri figli dall'oggi al domani non sono più i bambini che eravamo abituati a vedere, non sono più quegli elementi prevedibili che ci bastava guardarli, avevamo già capito cosa stavano pensando, bastava osservare i loro movimenti, sapevamo già che marachelle stavano per compiere, non sono più loro. Hanno degli sprazzi da adulti, ma non sono ancora adulti. Sprazzi... Hanno l'impulsività e mi permetto di dire proprio l'incipit verso il possibile, tipica di un giovane adulto, no? Quindi tutto per loro è meravigliosamente fattibile. No? E ti dico, ma dai, ma perché mi dici di no? Perché loro non riescono a vedere quelli che sono i pericoli, poi, e meglio ancora, i contro di una situazione positiva che loro vorrebbero vivere. Lì tocca a noi esserci. E come ci siamo? Ci siamo come amici? Ci siamo come adolescenti? No, non possiamo essere come adolescenti. Come ti avevo detto prima, c'è in loro una mancanza importante, che è la mancanza di capacità critica. Quella ce la dobbiamo mettere noi. Ma se noi restiamo al pari dei nostri figli, cioè rimaniamo impelagati, permettimi il termine, nell'adolescenza dei nostri figli e cerchiamo di restare a livello dei nostri figli per non perderli, rischiamo di fare un danno molto più grande. E li perdiamo in quella che poi sarà l'età adulta. Quindi adesso, nel momento che inizia più o meno verso gli 11 anni, 10 ormai anche, e finisce verso i 20 anni, quel periodo bestiale lì, tocca a noi essere voce critica per i nostri figli, che non vuol dire no, non esci, ti ho detto che è così, certo, punto e basta. Dell'imposizione, non è il caso di imporre, è il caso di riflettere con loro. È il caso, come ti dicevo prima, di creare in loro una capacità di riflessione, una capacità di pensare i pro e i contro di ogni situazione, in modo che ogni scelta possa essere una scelta fattibile e positiva. Questo è il nostro ruolo in questo momento. È un ruolo abbastanza difficile, è un ruolo che nei tempi contemporanei si sta molto perdendo, perché nella famiglia adolescente, e mi permetto di chiamarla famiglia adolescente, perché quando un ragazzino è adolescente all'interno di una famiglia, non è solo lui l'elemento che cambia, ma cambia tutto quanta l'impostazione della famiglia. È un po' come quando ti fa male un dente e se non lo curi con tempestività, un po' alla volta comincia a farti male il ginocchio, ok? E ti dici, ma che storia, prima avevo male nel dente, adesso nel ginocchio. No, è tutto l'organismo che si sta riequilibrando e adattando a quella situazione di sofferenza. Così succede in una famiglia. Tutta la famiglia si adatta all'adolescente e vivi con lui l'adolescenza. Ovviamente i genitori ad occhi sbarrati perché dicono, questo mostro non è più mio figlio. Chiaro. I figli stravolti perché si chiedono che cosa mi sta succedendo, no? Che cosa ha ormai invaso il mio organismo. Non è niente che ha invaso, sono solo degli ormoni che si stanno mettendo in movimento, ovviamente in maniera molto molto repentina, e mandano in tilt l'umore, l'attenzione, il nostro modo di pensare, ciò che prima capivamo che poteva essere fattibile o non fattibile, adesso guardiamo i nostri genitori, diciamo sono dei mostri che mi odiano, perché basta semplicemente che tu guardi tuo figlio in una maniera diversa perché lui abbia interpretato in maniera sbagliata la situazione, no? Quindi si tratta proprio di non andare in rottura, ma di essere proprio in dialogo,
quindi di capire la situazione che sta andando in crisi e cercare di mantenersi in dialogo, contate fino a 1000, anche, esatto, anche in una situazione ovviamente di tensione, però ne parliamo certo, dopo. Certo, subito dopo la pausa. Rieccoci per questo ultimo step di questa puntata di Grani di Sale, certo, sempre con Cristina e Guendalina. Il ruolo dei genitori, che per nome, essendo diverso dai figli, deve avere per forza un ruolo ovviamente diverso. Ovviamente un ruolo diverso, altrimenti sarebbe il medesimo nome, no? Già. Platone diceva che la parola scritta è una parola che ha un unico significato, e riportandoci ai giorni nostri diciamo che adulto e genitore non è assolutamente il medesimo significato di figlio, per cui ruoli diversi, totalmente diversi, mi dispiace. Vanno rispettati come tali. Vanno molto rispettati, Guendalina, dobbiamo assolutamente rispettarli. Se vogliamo bene ai nostri figli dobbiamo, io dico sempre, avere il coraggio di essere genitori. Il coraggio, perché come ci siamo dette tante volte, è spesso più facile dire sì e passami questo termine, liberarci del pensiero, piuttosto, scusatemi, avevo fatto una faccia strana, piuttosto che dire no e affrontare ovviamente la contestazione del no, perché un no ha sempre una contestazione, certo, no? Con i nostri figli adolescenti poi non ne ha una, cioè ha giornate di contestazione, purtroppo sono così, però è più importante in questa fase, in questo momento, che noi siamo veramente dei no, dove è necessario dirlo. Un filosofo che non sto qua neanche a citare perché è molto poco conosciuto, aveva detto che il ruolo dell'uomo non è il ruolo del sì, a lui non è permesso dire sì, e io dico ancora di più, il ruolo del genitore è il ruolo di quella persona a cui non è permesso dire tanti sì. Gli dici nel momento in cui sono utili, ma se il no è fondamentale perché possa capire il limite di quello che sta facendo, non puoi non dire no, cioè lo devi assolutamente dire, non ti negare questo meraviglioso piacere, no? che poi diventi folle, devi dare mille spiegazioni. Riusciamo a consigliare un libro? Sì, come ti dicevo prima, c'è un libro che mi è piaciuto molto quando l'ho incontrato la prima volta e continuo ovviamente ad ispirarmi anche adesso che anch'io sono genitore di figli adolescenti, e si chiama La famiglia adolescente, prendetevi nota perché è veramente un bel libretto. Il professore che lo scrive si chiama Amanniti, e è docente di psicologia alla Sapienza di Roma, e psicologia dell'educazione e psicologia della famiglia. È persona spettacolare, splendida, e secondo me questo libricino così breve, così semplice, intenso, proprio deve essere letto, assolutamente leggetelo. Certo, e con questo abbiamo terminato il nostro tempo per oggi, per questa puntata di Grani di Sale, ma diamo appuntamento ai nostri radioascoltatori. Alla prossima. Prossimo martedì, sempre in compagnia di Cristina e Guendalina. Buona giornata. Ciao. A tutti.